A tutti voi un rinnovato saluto, bentrovati. La circolazione generale a livello emisferico inizia a risentire dell'effetto traino operato dalla situazione in atto nella stratosfera polare. Una situazione che vede il relativo vortice in fase di rinforzo con un'accelerazione delle correnti portanti che si andrà configurando e che non farà altro che invitare le perturbazioni atlantiche a spingersi rapidamente verso l'Europa per poi invadere anche i settori interni del continente, alternandosi ad altrettanto rapide rimonte mobili di alta pressione. In questo modo il grande gelo rimarrà rintanato sui settori più remoti della Siberia e l'unico freddo disponibile per il bacino del Mediterraneo sarà quello gentiluomo, quello moderato, proveniente dal nord dell'Atlantico. La carta del tempo ci aiuta ad individuare le varie perturbazioni che sfilano scorrendo su una fitta ragnatele di isobere. Ricordo che le isobere sono rappresentate da quelle linee nere ondulate, linee che uniscono tutti i punti aventi la medesima pressione atmosferica. Dalla loro posizione, quindi dalla posizione delle isobere, possiamo ricavare diversi elementi di prognosi, innanzitutto la direzione di spostamento delle masse d'aria a livello del mare e dal loro infittimento anche la velocità delle rispettive correnti, quindi in buona sostanza del vento al suolo. Ebbene, la perturbazione numero uno è quella che ha interessato l'Italia tra mercoledì 27 e giovedì 28, seguita dall'aria fredda che è già arrivata sull'Italia, ha portato le nevicate su gran parte delle nostre montagne, anche a quote basse. La traccia al suolo evidenziata dal vettore blu ormai sui Balcani. Questa carta è riferita alla giornata di sabato. Poi andiamo ad individuare la perturbazione numero 2, poi anche la numero 3, le quali lambiranno tra venerdì e sabato le nostre regioni settentrionali, limitando però i fenomeni principalmente ai versanti nordalpini, con solo un rapido passaggio anche al centro-sud nella mattina di sabato. Rimane da esaminare quindi la perturbazione numero 4, ancora in pieno oceano, che sotto la spinta di aria fredda in uscita dal Canada, notate il vettore blu, riuscirà ad affondare meglio in latitudine e probabilmente verrà ad interessare in parte le nostre regioni centro-settentrionali nella giornata di Capodanno. Nei prossimi video poi confermeremo questa ipotesi. Intanto una sintesi del tempo previsto per le prossime ore, partendo dalla giornata di venerdì 29 dicembre, che vedrà residue e condizioni di instabilità sulle regioni del medio versante adriatico e al sud, con brevi rovesci e qualche nevicata possibile a partire da 600-800 metri. I fenomeni sono comunque previsti esaurirsi con il passare delle ore. Altrove tempo in prevalenza soleggiato, ma con rapido passaggio di nubi medio-alte dal nord sulla Toscana e sulla Sardegna. Inizialmente non avremo precipitazioni, tuttavia in serata avremo la possibilità di nevicate sino a quote di fondovalle e lunghi settori alpini di confine a partire dalla Valle d'Aosta per la perturbazione numero 2, quella che abbiamo visto sulla carta. Il clima sarà ovunque ventoso, le temperature si manterranno su tutte le regioni al di sotto della media, con possibili gelate notturne nelle zone recentemente innevate. Sabato 30 dicembre, alternanza di annuvolamenti e schiarite, con possibili residue precipitazioni in mattinata al centro e al sud, nevose a partire da 1000 metri circa. Possibili ulteriori nevicate, poi sulle zone alpine, con il passare delle ore, la perturbazione numero 3 che procede sull'Europa centrale, ma con limiti in rapido rialzo fin verso i 1200-1500 metri. Le temperature sono previste infatti in aumento per il rapido subentro di una nuova e più mite massa d'aria in arrivo dal Medio Atlantico. Infine la tendenza per la giornata di domenica, giorno di San Silvestro, con un po' di nuvolaia medio-bassa nelle zone indicate in figura, ma con la probabilità di precipitazioni che si manterrà nel complesso piuttosto bassa. Le temperature si porteranno su valori al di sopra della media su tutto il territorio nazionale, soprattutto in quota, in attesa della perturbazione successiva, quella che abbiamo appena visto sulla carta, la numero 4, attesa, come abbiamo detto, per la giornata di Capodanno, che tratteremo senz'altro nel corso del prossimo video. Non mi rimane che porgervi i miei più cordiali saluti, a risentirci da Luca Angelini.